Torna a Napoli Jan Fabre con un nuovo progetto artistico che coinvolge quattro musei e gallerie d'arte: il Museo di Capodimonte, il Piemonte della Misericordia, il Museo d'Arte Contemporanea Madre e la Galleria Studio Trisorio. Questa mattina a Capodimonte la preview della mostra che aprirà al pubblico il 30 marzo. A Capodimonte l'artista espone un gruppo di lavori in dialogo con una selezione di opere d'arte dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali napoletane. La mostra Oro Rosso, sculture d'oro e corallo e disegni di sangue presenta sculture e disegni dagli anni 70 ad oggi, assieme a una serie inedita di coralli realizzati per l'occasione. Stefano Causa è il curatore. Alcuni di questi disegni esposti in mostra sono letteralmente fatti con il suo sangue, non solo come metafora ma come fatto tecnico. Al posto di usare la china o l'acquerello ho usato il proprio sangue. Ad aprire la preview per la stampa il direttore di Capodimonte, Sylvain Belleger. La mostra è nata durante una visita del Museo di Capodimonte con Jan Fabre, che voleva, dopo la piccola mostra che avevamo organizzato nel quadro delle mostre che si chiamano Incontri Sensibili, dopo questa mostra, che era un incontro già dell'opera di Jan Fabre con la collezione permanente, abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso. Presenti anche il direttore del Museo Madre, Andrea Viliani, e il governatore del Piemonte della Misericordia, Pierluigi Rocco di Torre Padula. Il Madre ospita una delle opere più conosciute e rappresentative nella produzione scultorea dell'artista fiammingo, L'uomo che misura le nuvole. I cittadini e le cittadine napoletane la ricorderanno a Piazza del Plebiscito nel grande intervento pubblico dell'artista. Abbiamo deciso di partire comunque nei tempi previsti, quindi questa settimana, con l'esposizione dell'opera di Fabre presso di noi, interromperla poi per tutta la durata della mostra Caravaggio e riprenderla successivamente. Questo per evitare una sovrapposizione fra due iniziative che rispondono a progetti culturali completamente diversi e che nella sovrapposizione avrebbero finito poi per danneggiarsi reciprocamente, per confondersi.